Carissimi amici, buongiorno o buonasera, dipende quando mi state guardando. Già da un po' di tempo mi state chiedendo perché non faccio più video, ma non perché sono annoiata di parlare con voi, no, assolutamente, perché c'era il periodo che dovevo dedicare assolutamente della scrittura del mio ottavo ormai libro e ero molto impegnata in questo. Però adesso è come sono qui di nuovo con voi. E voglio rispondere come sempre alle vostre domande. Certamente abbiamo già parlato delle infezioni astrali, della negatività, ci sono state affrontate i temi del malocchio, della fattura, però ci sono alcuni momenti che magari qualcuno non ha ancora chiarito e allora io rispondo come sempre alle vostre domande. E questa volta parliamo infatti di colpi energetici. Cosa sono e come possiamo proteggerci? Perché un conto quando andate da un specialista, chissà come fare, ma visto che siamo nella scuola dei sensitivi, allora magari è arrivato il momento quando voi da soli potete già mettere in pratica qualche tecnica di protezione personale. Allora, cosa sono le fatture e cosa sono i malocchi? Sono due cose un po' diverse, perché il malocchio è quando una persona pensa all'altra in modo molto negativo, come si dice, sta mandando dei freccetti, dei pensieri caricati con delle emozioni distruttive. E noi, se noi immaginiamo la nostra energia come un uovo piuttosto, perché tante cercano di immaginare come una bolla, ma visto che la bolla è rotonda e noi non è che siamo rotondi, siamo un po' lunghi, allora dobbiamo vedere l'energia che sta attorno al nostro corpo, infatti sotto forma di magari un uovo. Ecco, e quando ci arrivano queste freccette dei pensieri negativi, esse cercano di colpire la nostra energia lasciando dentro come dei crateri. Potete provate a immaginare come i meteoriti cercano di bombardare la Terra e lasciano questi crateri grandi. Allora, più crateri abbiamo, infatti, più la nostra energia diventa sottile. Comincia a smettere di darci la giusta protezione. Quando ci sono crateri e ancora va bene, è brutto quando ce ne sono tanti, allora qui è proprio da curare, ma questi sono piuttosto malocchi, quelli che cercano di danneggiare la nostra energia. Quando stiamo parlando delle fatture, stiamo parlando di un programma fatto apposta su una persona, per esempio un mago o uno stregone, anche soltanto una persona che magari ha qualche capacità o energie un po' forte, cerca di apposto creare proprio non so, la bambola o qualcosa del genere, proprio come un programma magico verso una persona. Perciò stiamo parlando qua proprio di un programma. E allora questo programma crea proprio il buco nella nostra energia e così verrà inserita dentro nel nostro uovo energetico. Queste cose non è veramente bisogna imparare a vedere. Non basta in queste case immaginare che voi state facendo la doccia energetica come quando vi arriva la luce dall'alto, dalle forze superiori, quelle che lavano via tutte queste negatività e vanno nella terra. Questo si può fare, ma soltanto quando tutti i buchi sono chiusi. Perché quando ci sono queste, come le dico, le porte aperte nella vostra energia, vuol dire che potete lavarvi energeticamente quanto volete, però attraverso queste buche entrerà comunque varie spazzature o altrimenti uscirà da queste buche la vostra energia vitale. E per quello vi sentite stanche, eccetera. Oltre a questo ci sono anche vampiri energetici. Questi non è che vogliono danneggiarci apposta, ci sono proprio le persone a quali mancano alcune forze vitali e loro cercano di appiccicarsi a varie persone e prendere da loro ciò che le manca, a livello affettivo, a livello di denaro, a livello della salute. E allora dipende sempre dove troviamo queste
Queste mani invisibili, quelle che cercano di prendere da noi delle energie. Se per esempio le troviamo, le vediamo a livello del petto, a livello del quarto chakra del cuore, vuol dire che qua stiamo parlando dei sentimenti, che si nutrono dei nostri sentimenti, emozioni. Possiamo vederli, non so, nella bassa pancia, allora lì parliamo di qualcosa riguardo anche con il sesso. Comunque ci sono tantissime cose, ma dobbiamo imparare a vederli. A vedere, perciò voi dovete immaginare che siete dentro in questo vostro uovo energetico e con i vostri gli occhi interiori, ovviamente, perché è difficile che li vedete con gli occhi fisici. Provate a immaginare che voi state esaminando questa vostra casa energetica. Allora, se vedete dei buchi, se vedete quei crateri che come le piccole bombe cercano di attaccarvi, allora qua ci vuole un po' utilizzare qualche tecnica. Usate piuttosto energia di diversi colori, non soltanto l'energia bianca. Ci aiuta molto l'energia dorata, che è quella che viene direttamente dal creatore. Con questo potete anche cucire dei buchi, però prima di farlo questo, perché se avete il buco nell'energia vuol dire che qualcuno è entrato, un programma è entrato dentro la vostra energia. Cioè cercate di vedere chi trovate dentro la vostra energia, perché dietro il programma ci sta sempre una persona e allora la sua impronta la trovate sempre dentro la vostra energia. Allora cercate di vedere chi è che si è presentato nella vostra energia e poi dovete cacciarlo via. Non potete cucire il buco lasciando dentro nella vostra energia un programma estraneo. Allora potete cacciarlo fuori come volete, anche dare qualche calcio nel sedere. Anche questo va bene, funziona. L'importante è che dovete assicurarvi che potete prendere questa persona e portarla via, farla uscire, dire torni a casa tua, per esempio. Perché se noi buttiamo delle cose che troviamo nella nostra energia nell'astrale, danneggiamo anche astrale, perciò seguiamo un pochettino anche l'ecologia di tutto ciò che stiamo facendo. Ecco, se qualcuno conosce già i propri aiutanti spirituali, allora potete chiedere ai vostri aiutanti, scusate, dei vostri aiutanti di venire e aiutarvi di portare via coloro che sono invasi al vostro territorio. Ecco, allora, poi dopo di questo dovete imparare a cucire tutti questi buchi, allora potete usare anche immaginando il filo, il l'ago e il filo sarà proprio quello di quella luce dorata. E allora cominciate a cucire tutti questi vostri buchi. Questo, diciamo, è un SOS, non volete o non potete per qualche motivo rivolgervi a qualche specialista che potrà farvi anche dei rituali, eccetera, eccetera. Allora lo potete farlo anche da solo, da soli. Allora, cucite le vostre buche, cercate di vedere dentro le energie le vostre mani, mani energetici. Con queste mani cercate di mettere a posto il vostro uovo dell'energia, per togliere tutti questi crateri, per fare di nuovo che tutta l'energia diventa liscia. Ecco, questo lo potete fare ovviamente anche da sole. E quando finite tutto questo, bisogna anche proteggere la vostra energia. Ma come proteggere? È difficile evitare una cosa soltanto contro così tanti attacchi. Se qualcuno non ha una bella immaginazione di immaginare attorno al vostro uovo, non lo so, una luce di protezione, non so, dei specchi, però attenzione però lavorare con specchi, anche se avevo dato questa tecnica, perché i specchi possono rispecchiare non soltanto le energie negative, invasive, ma anche tutto ciò che è buono cerca di arrivare nella vostra vita. Magari qualche energia positiva, energie di guarigione. Allora qua bisogna stare un po' attenti in modo come volete proteggervi. Altrimenti potete chiedere ai vostri aiutanti spirituali di portarvi una protezione. A questo punto non dovete più inventarvi niente, niente da soli. Allora, l'altro è che molte persone
usano i talismani di protezione, amuleti di protezione. Allora, qualcuno usa tipo come questo, occhio contro malocchio. Sì, una bella cosa. Qualcuno usa le spade. Io, per esempio, le vendo anche proprio perché tante persone le chiedono: scudo di serpente, il pentagramma e varie altre cose. Poi ci sono anche oli, per esempio, io faccio apposta proprio oli di protezione quando prende un pepe 2 o 3 gocce, mette, non lo so, nel fazzoletto, qualcuno porta nel reggiseno, qualcuno porta, non so, nella tasca. E anche questo potete utilizzare come la protezione che crea proprio attorno a voi questa aura che vi protegge. Però voglio parlarvi un po' di talismani e di amulete. Certamente voi potete comprare già fatti. Sono veramente i simboli che funzionano già e sono fatti apposta per una determinata protezione. Però il simbolo è già forte da sé, però dovete imparare a caricarli da soli perché il simbolo deve riconoscere la vostra energia, il vostro amore, dovete creare un certo legame uno con l'altro. E per questo, quando comprate un nuovo talismano, un nuovo simbolo, lo prendete nella mano. Ok? Allora, e cercate di dare a questo simbolo la vostra energia, proprio immaginare che questo simbolo cominci a brillare nelle vostre mani, che create questa sintonia tra di voi. Immaginate che di dare a lui, a questo simbolo, tutto il vostro amore e prendere tutto il suo potere, che così potete creare una bella amicizia. Posso dire anche tra voi questo simbolo, e lui saprà esattamente in che modo deve proteggervi, anche se il simbolo parla da sé. Questo, per esempio, che è contro malocchio, che rifletta tutto ciò che arriva da fuori. Ecco, perciò è importante, quando comprate un simbolo, lo dovete caricare per voi da soli, con la vostra energia, deve riconoscervi. Ecco, perciò anche se le altre persone lo prendono in mano, non succederà niente perché lavorerà solo per voi. Ok? Ecco, e cos'altro volevo dirvi? Ah, alcune persone usano anche diverse erbe, oddio, salvia, lavanda, rosmarino, usano anche palo santo per purificare la propria energia. Sì, ragazzi, si può fare, però ricordate sempre, affinché non saranno chiuse tutti i buchi nella vostra energia, perché anche malocchio può bucare la vostra energia, non soltanto lasciare un cratere, ma proprio fare un bel buco, perché come freccette arrivano. Dipende quanto forte è la persona che pensa male di voi. Purtroppo queste persone ci sono. E guardate anche voi stessi, perché come voi volete essere protette dalle energie invasive, da occhi, malocchi, eccetera, che vi mandano le altre persone, qualcuno magari si sta proteggendo anche da voi. Guardate un po' il vostro comportamento, perché se voi fate la stessa cosa verso l'altro, qualcuno magari farà protezione contro di voi. E allora dipende che tipo di protezione è, perché a volte qualcuno lo fa che tutta la negatività che mandate ritorna indietro chi l'ha mandato. E allora qua, ragazzi, può essere che molte cose che trovate nella vostra energia è un ritorno. È un ritornello di quello che avete mandato a qualcuno. Allora state attenti un po', fate un po' ecologia del vostro pensiero e delle vostre emozioni, e allora non avrete più bisogno di proteggervi. Io vi auguro di tutto il cuore di apprendere un po' queste tecniche, cominciare a proteggervi, ma prima di tutto, infatti, di mandare più energia positiva verso le altre persone, e così sarete sicure che nessuno vi rimanda indietro qualcosa. Perché se voi ricevete colpi energetici di vari tipi, vuol dire che è un po' la colpa vostra. Perché pensate che se non avete fatto male a nessuno,
Nessuno neanche penserà male di voi e non vorrà che voi soffrite per qualcosa. Allora attenzione, non fate male alle altre se non volete che le altre fanno male a voi. Bene, vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vediamo presto. Con voi era Slavi Gehring, ciao!